siete un pubblico di merda, e voi siete un pubblico di merda, e voi siete un pubblico di merda, siete tifosi di merda, ci avete rotto i coglioni, torniamo coi bastoni, torniamo coi bastoni, siete tifosi di merda, ci avete rotto i coglioni, torniamo coi bastoni, torniamo coi bastoni. Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio, bentornati nella casa del diavolo, il Tring è sempre presente, iscrizione, campanella, pollice su, giù, bla 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 bla. Educazione ambrosiana, passione maglie, tutti i link li trovate nelle descrizioni di tutti i video, ma andiamo in fretta con questo video perché sono un po' incazzato. Sono decisamente un po' incazzato. Il Tring è un po' incazzato e ora vi spiego perché. Si torna a parlare di un certo marroncino. Si torna a parlare di un certo marroncino. Io ero un po' che non guardavo cosa succedeva su YouTube, da tanti YouTuber, tanta gente che faceva i grandi, i gradassi. Vi ricordate quando si stava parlando se Pioli rimaneva, veniva Ragni? Ecco, questi qua erano tutti i buffoni che dicevano: ah, so tutto io, i giornalisti devono seguire me, devono fare quello che dico io perché io so tutto, senza sapere che alla fine era tutta gente che prendeva notizie da Pianeta Milan, Porta Milan, questo Milan, e il giorno dopo ve le riportava. Sempre che, cioè, la gente, tanti YouTuber pensano che gli utenti siano stupidi e non siano capaci a leggere, no? E quindi hanno bisogno di riportargli quello che c'è scritto su internet o su vari giornali, perché dicono: ah, questi sono scemi, no? Non sono capaci a leggere. Invece, bisognerebbe comunque rispettare le persone, pensare che tutti abbiano un'opinione, tutti abbiano l'intelligenza quantomeno di leggere. Che non c'è bisogno di uno che pensa di essere più furbo degli altri, andando a spiegare, pensando di essere talmente professore da poter spiegare quello che c'è scritto su un giornale. Cioè, voglio dire, non è che ci vuole lo scienziato per leggere un giornale e capirlo. E non so se è sempre la stessa. Scusate, sono un po' così, ma sono un po' nervosetto. Sto cercando di non dire troppe parolacce, non voglio dire parolacce perché, vedete, parlo un po' veloce perché vorrei riempire la gente di parolacce, ma non posso, preferisco non farlo. Comunque, vi ricordate quel periodo? Tutto veniva fuori che nessuno sapeva se Pioli sarebbe rimasto e tutti pensavano di avere la verità in tasca, no? Dicendo: ah, Ragnik è già a Milano, Ragnik ha rilasciato questa intervista, Ragnik ha parlato di questo, ho scoperto, qualcuno diceva, ho scoperto perché Ragnik sicuramente arriverà al Milan. Poi quando è successo, cosa che diceva il Tringa da tempo, ragazzi, attenzione, che non tutto è fatto per Ragnik, e soprattutto se Ragnik arriverà, difficilmente sarà allenatore del Milan, perché a questo punto Elliot sta pensando di dare continuità a questo progetto, giustamente. Infatti fino all'ultimo momento si era un po' sul filo del rasoio, però tutti ormai stavano portando avanti talmente tanto questa campagna su Ragnik che non potevano rimangiarsi la merda che avevano detto prima e quindi si sono trovati ad un vicolo cieco, cioè dovevano continuare ad andare avanti nella loro strada anche se era una stronzata e quindi la portavano avanti imperterriti, addirittura diventando talmente convinti di quello che dicevano che non sapevano più se era una grossa stronzata, non sapevano più dove attaccarsi sta gente qua su sta storia di Ragnico. E adesso qualcuno di voi mi ha segnalato questo: guarda il marroncino cosa sta dicendo ultimamente. Non avevo un cazzo da fare, vado a vedere un paio di video di sto personaggio che veramente, ragazzi, ve lo spiego, sto marroncino, per chi non conoscesse, non vi faccio il nome, ma quando vi dico Elliot e Ragnik dovreste capire da soli di quale stupidità stiamo parlando. Scusate, sì, di Arnaud Ragnik, già dovreste capire di che personaggio stiamo parlando, di quanta stupidità possa girare su YouTube. Ma quando si è per quello che io ogni tanto mi arrabbio, ma perché di Milan devono parlare cani e porci? Perché io mi chiedo, di Milan devono parlare cani e porci? Non è giusto che di Milan parlino cani e porci. Parlate di quanto è bello il sole, ma di che bella giornata c'è fuori. Perché dovete usare il Milan per riempirvi le tasche quando di Milan non sapete niente e non sapete neanche se il pallone è rotondo o quadrato? Perché dovete fare questa cosa? Perché chiaramente parlare di Milan è un parlare dove non c'è bisogno di tanto studio, cioè è una cosa più istintiva. Il Milan è una passione, solo che se del Milan parli con passione, allora sei un tifoso e sei una persona
appassionata che coinvolge gli altri. Ma se di Milan vuoi parlare nella maniera in cui fate voi, la gente lo capisce, ormai non ci sono, non si è stupidi, la gente lo capisce quando raccontate delle cazzate dalla mattina alla sera. E vi hanno capito, anche perché se guardo questo canale qua, io l'avevo guardato l'ultima volta 4 mesi fa. Ecco, in 4 mesi questo canale non ha messo su un iscritto. Quindi immaginatevi un po', questa gente qua era tutta quella gente che faceva grandi affari su YouTube quando il Milan andava male o quando non si sapeva cosa faceva, quindi poteva dire parole, poteva andare contro tutto e tutti, facendo dei grossi cinema, e allora crescevano perché chiaramente la gente nel dubbio sta ad ascoltare quelli che dicono stronzate, non si va, la testa delle persone non è che dice fammi capire cosa dice la società o cosa dice chi magari sa qualcosa in più? No, ascoltiamo sti quattro scemi che continuano a battere. Arnaud, Ragnik, Ragnik, Arnaud, Arnaud, Ragnik, Ragnik, Arnaud. Alla fine, quando sono stati sbugiardati, come vi ho detto, hanno iniziato ad attaccarsi contro il Milan. Tutti, ah, il Milan è una merda! Non arriveremo primi, sesta posizione, siamo spacciati, attenzione alla Serie B! E vabbè, quando il Milan quest'anno, prima posizione per 21 giornate, Europa League, siamo arrivati agli ottavi, non sapendo cosa dire, sono saliti un po' sul carro dei vincitori, facendo i tifosi, ma aspetta, attenzione, guardate quanto sono subdoli e viscide queste persone, aspettando il momento di calo del Milan per tornare a parlare di sta gente qua, di Ragnik, di Arnaud, di sta merda qua, no? Cosa hanno fatto? Appena il Milan ha sbagliato due o tre partite, eccoli qua, hanno tirato fuori le bandierine con la faccia del tedesco stampata sopra. Quindi tutti fuori con le bandierine di Ragnik. Ah, Elliot deve avere la forza e l'intelligenza di mandare via Pioli. Pioli non è da Milan, Romagnoli out, Pioli out, questo out. Qua non solo voi dovete andare out, voi vi dovete chiudere in bagno, mettere la testa nel cesso e tirare l'acqua. Ecco cosa dovete fare, perché voi prima di parlare di Milan, non solo vi dovete sciacquare la bocca, e neanche con la mucchina o con la varichina, ve la dovete sciacquare con l'acido muriatico la bocca, perché voi non siete degni di parlare della mia passione, perché questa per me è una passione e a me dà fastidio che voi parliate della mia passione. Siete indegni, siete luridi e fate ridere. Non siete degni di parlare di questa squadra. Perché per voi il Milan è troppo, voi non siete degni, non siete degni di portare i nostri colori in giro. Comunque, io spero che tanti di voi vadano sotto i video di sta gente qua ad insultarli pesanti, perché questi si meritano insulti pesanti. Perché questi portano in giro il nome del nostro Milan e pensano di essere anche nella ragione. Ragazzi, per quello che io vi chiedo, iscrivetevi al nostro canale e facciamo vedere chi sono veramente i tifosi del Milan, quelli che non mollano mai, quelli che nelle difficoltà stanno vicino ai nostri ragazzi, perché il tifoso fa quello, non abbandonare la barca come Schettino appena qualcosa va male. Quindi ragazzi, ve lo ripeto, il vero canale dei tifosi del Milan è questo. Questo è il vero canale dei tifosi del Milan. Ragazzi, vi ripeto, stasera ci sarà la Monday Night War. Quindi stasera la Monday Night War andremo a combattere gli altri e quindi stasera un solo grido, forza vecchio cuore, rosso nero. Ciao a tutti, vi voglio bene, sempre forza Milan, ciao.